sport raccontato da una donna? Su White Radio si può con Schiaccia a tutto sport. Ma buon pomeriggio a tutti! Ma che bello, la Schiaccia è tornata! Non vedevate l'ora, vero? Già stanno arrivando i primi messaggi. Quindi buon anno a tutti, innanzitutto buon 2017. Dopo qualche mese di assenza la vostra Schiaccia ritorna più carica che mai, parlandovi sempre di tanto sport con tanta allegria, quella che ci contraddistingue sempre qui su White Radio. Intanto, se volete mettervi in contatto con la vostra Schiaccia, lo potete fare al 348 348 3058 oppure attraverso la nostra pagina Facebook, o chi volesse scrivermi una bella mails onair@whiteradio.it. Ma oggi non sono da sola, a parte parleremo un piccolo cappello, perché come ben sapete la Schiaccia stratifosa fiorentina non può iniziare la prima puntata della stagione senza parlare della grande vittoria contro la Juve, ma ve lo dico dopo. Devo presentare due persone che oggi sono con me. Intanto il buon Francesco. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che è il nostro piccolo ma grande stagista, quindi anzi, diciamo che tutti quelli che in qualche modo vogliono fare un'esperienza in radio, noi abbiamo coinvolto Francesco un pochino in tutto, li facciamo vedere come si fa la radio. Certo, ok, certo. Nessuno nasce imparato, poi piano piano scopriamo qual è la magia anche della radio, vero Francesco? Perché non ti saresti mai immaginato anche le tempistiche, non giusto? Non mi sarei aspettato niente di tutto questo, è stata veramente una sorpresa per me scoprire tutte queste cose. Ecco. Sentite come è sciolto, cioè lo stiamo già formando bene. Ma ancora più ringraziamo il nostro ospite di oggi, che è il primo ospite, che è Fabio Bernardini. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, 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 ciao. Come stai? Bene, bene, bene. Anch'io ho la prima esperienza in radio per me, grande, quindi non sono molto spogliato come lo stagista, ma ci proviamo. Vabbè, ma te sei grande uomo di sport, grande uomo di comunicazione. Dai, poi ci racconterai anche tutte quello che fai, di che cosa ti occupi. Certo. Posso fare il cappellino sulla Fiorentina un attimo? Ragazzi, siete stati grandissimi! Forza Fiorentina, forza Fiorentina! È stata una partita dura, lunga, l'abbiamo un pochino vissuta con tanta ansia, ma come sempre, cioè arrivare al 96esimo di una partita, poi con la Juve, tanta ansia, però ce l'abbiamo fatta, quindi grazie ragazzi, bravi, bravi, bravi. Ora stiamo seguendo un pochino le situazioni di Kalinic, che ha rifiutato con un grande, diciamo, contratto con la Cina, però vabbè, meglio è rimasto qua da noi. Francesco, ma te sei tifoso? Io sono tifoso però del Milan. Ah, se mi dicevi la Juve uscivi direttamente, no, te lo dico. Cioè, perché qua nulla è preparato, ovviamente, tutto è rigorosa diretta. Se Francesco mi diceva una cosa del genere era fuori. Ok, si è parato bene da solo. Sono parato, certo. Allora Fabio, presentati un pochino, dici di che cosa ti occupi. Allora, il mio ambito sportivo è la pallacanestro. Sono nato come giocatore di pallacanestro e quindi sì, questa è la mia grande passione, che è unita a quella della comunicazione, mi ha portato a costruire e gestire un blog che a Firenze parla di pallacanestro in tutte le sue forme. Quindi partendo dalla Serie B, che è il, diciamo, il campionato più alto in questo momento che abbiamo nella città del Giglio, fino ad arrivare ai campionati anche femminili, e Serie D, Serie C e anche tutte le forme di pallacanestro, diciamo, non convenzionali, come quelle che giocano in piscina alcuni ragazzi, oppure la pallacanestro in carrozzina, che è per esempio una delle categorie che trattiamo. Infatti noi poi abbiamo condiviso con Fabio la nostra passione per le Volpi Rosse, siamo molto amici del presidente della squadra, e poi anche del fatto di parlare finalmente di basket femminile, perché devi sapere Fabio che questa radio nasce un pochino anche per cioè la mia trasmissione nasce un pochino anche per questo. Sì, si parla di sport, però a me piace concentrarmi anche sull'ambito femminile e su quegli sport che non vengono mai valorizzati. Quindi benissimo parlare di basket, benissimo parlare anche delle ragazze, perché no? Quindi quello sicuramente è tanta roba. Ma il basket di per sé, appunto, ti ha portato a scrivere, ad aprire questo blog da solo, con qualcuno? È stata una tua idea? Io dopo, diciamo, qualche anno di praticantato in qualche giornale online fiorentino e soprattutto come scrittore per quello che era l'house organ, diciamo così, del gruppo di tifosi di pallacanestro a Firenze, quindi si parla del 2006-2007, questi anni qua, ho avuto proprio il desiderio di provare qualcosa di mio, di mettermi alla prova, e da solo nel 2012, e dopo qualche mese di sviluppo, diciamo, del sito, ho messo in piedi blog
e poi ho cercato subito qualche sponda per farmi aiutare, chiaramente. Quindi la prima persona che ho coinvolto e che ha dato una grossissima mano al blog, ma veramente grande, è stato Niccolò Casalzoli, che è un noto giornalista, insomma, fiorentino, che di pallacanestro è il più ferrato, diciamo, e quindi è stato lui il mio maestro a livello giornalistico. Io all'inizio ero più uno smanettatore da computer e andavo poco al di là del copia e incolla inizialmente, insomma, però poi ho fatto un po' di esperienza e soprattutto ho dato il mio contributo in questo blog dal punto di vista dell'immagine, perché sono anche un apprendista fotografo e a bordo campo mi sono fatto le ossa fotografando. Infatti, insomma, uno degli aspetti positivi del blog che colpisce sono le immagini, che insomma ti mettono subito nello spirito del sportivo del blog. Prima parlavamo di una foto molto carina che ho visto sul blog e su Facebook di Fabio, dove c'è lui che è stato fotografato da un altro collega. Sì, sì, da Claudio Brenna, che è un fotografo di una delle squadre di Firenze, di Serie B del Pino Dragons, sì, che ogni tanto queste cose fanno, questi fotografi fanno queste foto, cose, tra di noi, metafotografia, sì. Ma sono qualcosa di strano. Perché si vedeva proprio Fabio che aveva questa... non lo so, proprio passione in quello che stava fotografando a sua volta, quindi veramente, veramente bello. Senti Fabio, iniziamo, visto noi siamo una radio piena di musica, iniziamo con la prima canzone, questa l'hai scelta te, il resto l'ho scelta io, quindi non date la colpa a Fabio dopo, e hai scelto Depeche Mode, perché? Perché sono una colonna sonora della mia vita, insomma, per colpa del mio fratello li ascolto da quando avevo 6-7 anni e loro sono un gruppo storico. Questi fratelli. Esatto, tutta colpa loro. Anche a pallacanestro è colpa loro. Lui giocava a pallacanestro e io. Ma è molto più grande di te? Sì, qualche anno in più, 7-8 anni. Ti ha portato sulla retta via. Sì, 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 sì. Va bene, noi ci ascoltiamo la prima canzone a tra poco. Ed eccoci, noi ritorniamo in diretta lasciando in sottofondo i Depeche Mode. E niente, intanto volevo salutare il buon Matteo, che come sempre è il primo grande fan di questa trasmissione, quindi un bacio grande a Matteo, grazie mille, visto la schiaccia è tornata. E anche salutare Virginia, perché abbiamo tantissimi amici di White Radio. Dobbiamo dire che Virginia ha partorito ieri un bellissimo bambino di nome Alessandro, quindi tutta la radio gli fa un grande augurio per questo grande dono, ok? Quindi abbiamo tutti i nostri ascoltatori affezionati. Intanto però scriveteci, perché se volete fare qualche domanda noi siamo qua, 348 348 3058, WhatsApp lo leggiamo sempre. Allora, buon Francesco, ma dimmi un po', ma te il basket lo segui? Ma guarda, a dire il vero, guardare le partite di basket non riesce a entusiasmarmi, anche se comunque ho praticato basket a livello ovviamente di scuola, niente di che, però mi piace giocarlo ma non guardarlo. Senti un po', te Fabio che ci dici invece di questo basket? Beh, poi te ti definisci un blogger, no? Ma il blogger chi è? Chi sei? È uno che aveva voglia di scrivere e di accompagnare quello che scriveva con le sue fotografie, a dire quello che viveva ai tempi delle frequentazioni dei palazzetti a giro per l'Italia come tifoso. E poi mi sono fatto prendere un po' la mano e ho questa velleità, insomma, pseudo giornalistica, diciamo, però mi piace definire blogger perché appunto sono un po' più terra terra, ecco. Comunque è un impegno alla fine, è no? Un impegno, perché comunque sì, abbiamo alla fine ci abbiamo 3-4 ragazzi, me compreso, nel blog, che lavorano settimanalmente con i picchi nel weekend, che coprono tutte le partite che si giocano a Firenze e dintorni, quindi sono diversi campionati, quindi sì, lavoriamo, ci coordiniamo e cerchiamo di coprire i principali campionati. Alla fine, insomma, sono quasi 6-7 partite ogni weekend che dobbiamo coprire, tra tutto, insomma, maschile, femminile e altri sport, insomma, e altri sport tipo water basket, appunto, le Volpi Rosse. Accidenti, cioè, non pensavo che fosse così, comunque sia richiesta anche una certa attenzione nei confronti di questo sport. Poi ho visto il tuo blog e sicuramente hai tanti contatti, no? Di persone che ti seguono. Sì, a Firenze la Fiorentina Calcio attrae tantissimo, però il sottobosco degli altri sport a Firenze è abbastanza vivo, è a vivo parecchio la pallacanestro, per esempio, a livello giovanile, ci sono tantissime società a Firenze che fanno sport per la pallacanestro giovanile, quindi sia mini basket
basket, quindi per i più piccoli dai 6 anni in su fino a tutta quella è la trafila delle giovanili che arrivano fino a 18-20 anni. E poi manca un po' lo sport di vertice, quello che attrae principalmente, quindi manca la Serie A, manca la 2, diciamo, quelli un po' più professionisti. Quello peccato. Ed è un peccato, purtroppo gli ultimi anni non sono andate benissimo le cose, viviamo ancora un po' troppo di ricordi di quelli che furono i fasti degli anni 80 e anni 90, però insomma per ora ci barcameniamo in serie minori, ma comunque la pallacanestro è uno sport che piace generalmente un po' a tutti e chi si avvicina inizialmente, è uno sport molto telegenico e attrattivo. Mi viene in mente anche un appello, visto che conosco molto bene l'assessore allo sport Andrea Vannucci, facciamo un appello a Andrea che è appena diventato papà, quindi auguri anche a lui di due gemelli. Sì. Conosco anch'io Andrea, che tra l'altro è un grandissimo appassionato, ex giocatore di pallacanestro. Bravissimo. Quindi Andrea, ti prego, cioè portaci, facci sognare anche col basket, cioè portaci in Serie A, fai qualcosa, lui può tutto, secondo me lui può tutto. Speriamo questo messaggio venga recapitato in qualche modo, se no glielo registro e rimando io. Gli arriva. Siamo a posto. Senti, basket a Firenze, no? Come sta crescendo però? Qual è l'evoluzione? I bambini ci sono? La base, come dicevo appunto, è molto grossa, cioè il lavoro che fanno sul territorio partendo dalle scuole, le società sportive che sono sparse proprio su tutta l'area fiorentina e anche nei dintorni, perché cioè, si considera Firenze ma anche Sesto, Scandicci, Campi, tutto l'Interland, hanno le loro squadre fino al Mugello, quindi appunto manca lo sviluppo, quello che va verso l'alto, l'apice della piramide, diciamo, manca, la base è fortissima, quindi servirebbe che qualcuno credesse un po' più su questo sport in questa città, che non è tanto visibile perché appunto secondo me la Fiorentina Calcio ha un po' soffo a tutto il resto, quindi serve, e poi la pallacanestro ha del potenziale perché insomma l'NBA, gli americani, un sacco di gente guarda quella pallacanestro lì, il campionato di Serie A e l'Eurolega, insomma sarebbe la Champions League della pallacanestro, quindi secondo noi c'ha un grossissimo potenziale. Al momento ci sono due squadre in Serie B che provano a emergere per andare più su. Quindi che vediamo sono? Un quali sono? Adesso c'è la Fiorentina Basket, mm-hmm. che è una neo società nata da un paio d'anni con l'ambizione appunto di salire fino ai piani più alti, e il Pino Dragons invece, che è l'espressione proprio totale del territorio, perché è una società storica di Firenze che pian piano con il lavoro degli anni ha prodotto un bel vivaio, e con i suoi giovani è arrivata fino a Serie B con la promozione l'anno scorso dalla C Silver, una doppia promozione, perché insomma sono campionati un po' che ogni anno rivoluzionano le loro formule, quindi diciamo una doppia promozione dall'allora C Silver fino alla Serie B. Quindi quest'anno abbiamo anche un doppio derby, perché è andata e ritorno, storico a Firenze, che non succedeva da una quarantina, cinquantina d'anni, quindi c'è stato il primo caso, insomma l'andata al Palacoverciano vinto dalla Fiorentina Basket, e sono terzi in classifica in questo momento, mentre il Pino sta un po' insomma arrancando nelle zone basse. Ma secondo te anche perché mancano sponsor che aiutino tutto quanto, è proprio la mentalità? Perché ti dico, i fiorentini sì, sono comunque sia avvolti dal calcio, il calcio, ma sono anche molto critici come persone. Questo è un discorso ampio e difficile che mi fa venire in mente che i proprietari della Fiorentina Calcio sono dei marchigiani. Quindi è un po' difficile, e dietro per esempio la Fiorentina Basket c'è un imprenditore ternano che sta investendo a Firenze, Firenze attrae anche da fuori, no? Però quello che può manca effettivamente è l'imprenditoria fiorentina. Lo sponsor invece del Pino Dragons, ad onor del vero, è un'azienda fiorentina, è la Enic, sì. E quindi questo è un onor del vero, ci investe, però servirebbe più che ci credessero più persone, più imprenditori, più aziende, perché la pallacanestro ha un potenziale enorme, insomma c'ha un sacco di difetti, ma chi viene a vedere una partita di pallacanestro bene o male si diverte. Alla fine è tutta questione di immagine, perché l'hai detto anche te, cioè più però il basket si fa conoscere, diciamo più ha visibilità, più questo crea anche da parte degli imprenditori degli investimenti. Ora stavamo parlando prima anche di quello che venuto sulla piazza di Michelangelo, no? Sì, scorso anno. Sì. No, ma la pallacanestro bene o male
a livello italiano anche comunque secondo sport se la batte con di squadra, se la batte con la pallavolo in questo momento che è abbastanza in crescita, è in crescita anche il rugby, però la pallacanestro comunque è storicamente lì dietro al calcio. E il seguito che questa, in particolare a Firenze quest'estate c'è stata, l'estate scorsa a luglio, dello Star Game, è stato questo evento che è nato un po' diciamo in maniera sotterranea e poi è esploso tra le mani agli organizzatori, sì, Tommaso Paletti e Tommaso Romoli, che ha valicato diciamo quelli che sono i muri che ogni tanto si creano tra le varie società fiorentine che si fanno guerra tra di loro, hanno posato tutte le armi e hanno dato una mano. È venuto fuori un grandissimo evento in 3 giorni a luglio, che c'è stato il pienone su attaccate ai lampioni per vedere la finale, che ha diciamo un po' ripreso il concetto del calcio storico dei quartieri fiorentini e ha diviso i giocatori nei 4 quartieri in base ai verdi, rossi, bianchi, azzurri, e 3 partite, la finale c'era la gente su lampioni, insomma, per vedere una passione. Hanno partecipato anche un giocatore di Serie A, perché c'è un fiorentino che gioca in Serie A in questo momento, Avellino, Andrea Zerini, e anche lui ha partecipato e ha giocato la finale vincendola, perché hanno vinto i rossi di Andrea Zerini e compagni. Quindi li ha trascinati verso la vittoria. Si fumogeni, c'era di tutto alla finale, è stato veramente un eventone, sì. Ale, dopo ti farò una domanda su di te, però, perché mi è venuta in mente una cosa, ma intanto mandiamo la prossima canzone, così Fabio ora sta con l'ansia. Vabbè. A tra poco. Insomma, qua continuano a scriverci, Francesco, meno male che c'è qualcuno che ci ascolta. Intanto ringraziamo i mitici Ernesto e Sara che ci hanno scritto: schiaccia, bentornata, grazie, sempre Forza Viola, bravissimi. Però continuano dicendo: ma una diretta dalla bocciofila? No, qua è gente giovane, ragazzi. Anzi, se volete venire in trasmissione siete invitati subito, ma proprio alla grande. Poi c'è chi commenta le scelte musicali della schiaccia, cioè io veramente non è possibile fare una cosa del genere. Sì, sono passata da Depeche Mode a Neck, qual è il problema? Vogliamo fare a schiaffi? No, vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, davvero vi ringrazio, continuate a scriverci al 348 348 3058. E intanto eravamo rimasti in sospeso con una domanda al buon nostro Fabio Bernardini, che è il nostro ospite oggi di Firenze Basket Blog. Allora, ma una domanda, ma te hai mai fatto l'allenatore di basket? No. Ti sarebbe piaciuto? Risposta secca. No, non mi è mai interessato. Ma no, perché? Né allenatore né arbitro, sempre solo giocatore, e poi da lì sono passato ad essere tifoso, e poi da tifoso adesso blogger, diciamo fotografo e blogger di pallacanestro. Ma come allenatore non mi ha mai attratto, non lo so. Non so perché, non ci ho mai pensato a questa cosa effettivamente. Ho pensato dall'aspetto tecnico di interessarmi, perché insomma per saper leggere le partite, saper leggere e fare cronache, è interessante capire quello che fanno gli allenatori, chiaramente. Però non mi è mai venuta la passione. Aspetto tecnico. Mi trasformo in allenatore, molti lo fanno, anzi sì, è rispettabilissimo come cosa, però non è, no. Però sei voluto rimanere ugualmente guardando le cose dall'esterno, no? Sì, serve qualcuno che comunichi che cosa fanno gli allenatori, ed eccomi qua. Bravissimo. Altre notizie di basket, cosa ci vuoi raccontare? Dello Star Game abbiamo già parlato, parliamo del femminile, visto che te. Bravo, così ti voglio. Mi piace dare spazio al femminile, perché insomma mi piace essere omnicomprensivo, visto che la pallacanestro a Firenze già è piccola, tra virgolette piccola, perché secondo me non è piccola, però mi piace parlare anche della pallacanestro femminile, perché ci sono anche i campionati giovanili, femminili, c'è tutto, insomma. Bravissimo. Prima stavi parlando della scuola, no? Mi è venuto in mente che quando, nei tempi che furono, ho fatto io le superiori, a noi ci insegnavano un po' tutti gli sport, però non abbiamo mai giocato a basket, lo sai? Questo è strano, perché questo è uno. Dipende un po' dai professori di educazione fisica delle scuole. Allora, la pallacanestro nasce da un insegnante di educazione fisica in Canada, quindi canadese, anzi non canadese, quindi insomma la storia nasce lì. C'è questo richiamo, e poi adesso effettivamente il primo passo di solito alla pallacanestro dei bambini è a scuola, insomma, perché sono lì che fanno i primi salti, i primi passi, con il pallone, i primi tentativi di palleggio, i primi passaggi e i primi canestri. Quindi sì, quello è diciamo il modo di reclutare più
più persone possibile. Più persone possibile lo fanno le società sportive, infatti hanno contatti con i professori e delle scuole. Sì. Meno male, io vi racconto una chicca della schiaccia, mi è venuta in mente ora mentre parlavamo con Fabio. Mi ricordo che io i primi tiri a canestro, che poi non erano tiri, ma erano veramente piccoli, li ho fatti col fratellone, sì, nel giardino della scuola d'estate, rimaneva aperto, lui faceva giustamente figo con la manina, io con due manine cercavo da sotto di tirarlo dentro, fantastica, questa è la schiaccia, cioè questa è la carriera. È primordiale il calcio al pallone per strada o qualcosa, però è abbastanza anche primordiale lanciare la palletta di carta dentro il cestino, no? Quindi c'è qualcosa di... Chissà se il fratellone se lo ricorda, guarda, siamo fatte delle risate, perché poi volevo ovviamente sempre vincere io, quindi con questa qualcosina, no, mi è entrata dentro, no. certo. Dai, queste femmine allora, queste ragazze? Questa, sì, praticamente anche loro stanno nella Serie B di pallacanestro, c'è la maggior, c'è un bel gruppo di squadre in Serie B, quest'anno c'è una selva di derby in Serie B, infatti, perché abbiamo la storia squadra che è la Florence Basket, che è insomma una società storica a Firenze, della zona Firenze Sud, sud-est, e praticamente abbiamo anche la pallacanestro femminile Firenze, che è una, diciamo, una costola di una polisportiva Sieci che ultimamente si è staccata e si è rispostata su Firenze. Anche loro sono in Serie B perché due anni fa sono state promosse dalla Serie C, e poi abbiamo la neopromossa invece è arrivata quest'anno, che è l'Avvenire 2000, che è di Rifredi, che è una della, è arrivata quest'anno, e quindi abbiamo tre squadre che si lottano al momento nella media classifica, diciamo, a parte la Florence, quest'anno dopo tanti anni di successi sta un po' arrancando in ultima posizione, però insomma sono solo a metà campionato, quindi si spera che piano piano possano La pallacanestro femminile anche lì c'è, muove tante ragazzine, giocano nel mini basket, giocano tutti mescolati, no, tutte bambini e bambine, poi dall'under 13 se non sbaglio, scusatemi allenatori se sbaglio, però dall'under 13 in poi si devono dividere chiaramente, e ci sono le società come la PFF, l'Avvenire e la Florence, e la Baloncesto anche, che è un'altra squadra che in questo momento è in Serie C, che danno tanto spazio al basket femminile, quindi insomma pari opportunità per tutti, la pallacanestro non guarda in faccia a nessuno, anche perché quindi... poi fisicamente alla fine non è come tanti sport dove hai bisogno di essere in un certo modo, a parte l'altezza, ma anche questa l'altezza, cosa l'altezza aiuta, la pallacanestro sì, però tra donne e uomini non è che c'è una certa fisicità che poi fa la differenza, no? Sì, è uno sport atletico anche la pallacanestro, nel senso aiuta molto molto il fisico, l'altezza aiuta, però insomma no, ma le donne che si vogliono sì sono assolutamente affacciare a questo mondo non hanno bisogno di grandi preparazione, c'è l'atletica, c'è comunque sia un certo lancio verso la corsa, che poi io l'ho vista qualche partita, perché diciamo che rispetto a Firenze lato Prato, dove noi trasmettiamo, secondo me il basket è molto più sentito, perché ho conosciuto davvero più persone qua che seguivano il basket a Prato che a Firenze, però cioè sono partite veramente anche molto veloci, quindi come può essere una donna lo può fare anche anche l'uomo, assolutamente. Sì, cosiddetto sport completo, e quindi comunque sviluppa un sacco di caratteristiche e competenze sportive, però gli allenatori anche per il femminile sono sempre uomini, giusto? Ma guarda, delle tre squadre per esempio in Serie B, se vogliamo parlare della parte apicale anche dello sport femminile, del basket femminile a Firenze, c'è un'allenatrice che allena l'Avvenire 2000, Coach Pavi è una delle allenatrice dell'Avvenire, mentre PFF e Florence hanno due uomini, sì, questo sì, c'è il Coach Corsini che allena PFF, che è un allenatore delle giovanili storico a Firenze, anche se lui è livornese, e Coach Pandolfi anche lui è alla Florence, è un allenatore storico. Sì. Ma vedi qualche differenza di approccio sia nei modi ma anche del ritorno delle ragazze? Cioè secondo te ascoltano più l'allenatore uomo o hanno più, perché c'è anche ci sono tante tipologie di allenatori anche tra sempre anche nel maschile, no? C'è l'allenatore quello più tecnico, il privilegio la tecnica, e quello che privilegia l'aspetto motivazionale e psicologico, no? nel cose, quindi non lo so, gli allenatori maschi mi dicono delle difficoltà a gestire i gruppi femminili, questo sì. Perché tutte le paturnie che hanno le bambine, cioè
Sì, dalle bambine, forse anche al anche dopo, anche a certi livelli, probabilmente affrontano dei problemi che non hanno con i maschi e viceversa, probabilmente. Ma forse mi azzardo a dire che magari sono un po' più emozionali le squadre femminili. Sì, no? È vero. Si esaltano in maniera e poi si abbacchiano. Devi lavorare più di testa là. Probabilmente sì. Tanto. Ci vuole più un allenatore psicologo che un allenatore tecnico, forse. Non lo so, però questo poi. No, io lo rivivo. Domani mi famelanno su tutti i social. No, cosa hai detto? No. Io lo rivivo perché ho fatto anche l'allenatrice di pallavolo ed ero tra le pochissime che c'erano all'epoca, però è proprio un approccio completamente differente. Là devi essere brava a distaccarti un pochino dall'essere sempre amica, no? Poi dicono che le donne tra di loro si scontrano spesso, non è vero, basta trovare la giusta empatia e poi tutto va. Però ero sempre tra le poche, quindi sì, le tue bambine, no, la mia squadra. Cioè, far capire anche che non è, c'è sempre atteggiamento materno quello della donna. Sì, è vero, per esempio, molte ragazze, ex giocatrici o giocatrici, le usano nel mini basket, le società hanno i gruppi più piccoli, però quando crescano hanno tutti allenatori maschi. Forse entry level, appunto, la figura materna fa più presa sui bambini più piccoli. Li no? ascoltano di più, sì, forse di perli. Forse sì. Forse insegnano la disciplina più che la pallacanestro, no? E quindi c'è bisogno forse di un ruolo diverso. E noi andiamo avanti con la prossima canzone. David Guetta. E rieccoci in diretta. Stavo la schiaccia, sono un attimino distratta, perché qua veramente c'è chi dice che le donne hanno parecchi neuroni, l'uomo ovviamente ce n'ha uno, perché così è, quindi fa fatica a poi coordinarsi con l'aspetto, vabbè, delle ragazze, delle bambine, lasciamo perdere. Ascoltatori, per favore, non fate arrabbiare la schiaccia, grazie. Comunque, no, a parte gli scherzi, scriveteci sempre al 348-348-3058. Noi siamo qua. Stavamo parlando però col buon Francesco di un po' di notizie di calcio, perché alla fine è anche la schiaccia che, come ben sapete, perché ormai i miei ascoltatori lo sanno, da 12 anni io faccio il fantacalcio. Però si diceva prima con Francesco, ma è una gioia, perché anche quest'anno sono penultima. L'anno scorso sono stata ultima. Ragazzi, aiutatemi, mi dovete voler bene, io faccio sempre gli squadroni, però, cioè, davvero, no, vi racconto questa perché io ho i miei pupilli, quindi io da quelli non mi schiodo, che sono Pellissier, Maccarone, cioè quelli sono i miei pupilli, non me li dovete togliere. Però ovviamente con una squadra del genere indovò, però vabbè, vedremo a fine anno, vedremo. Io ancora ci credo. Allora, volevamo leggervi, carissimi ascoltatori, il programma della 21esima giornata. Vedete, oggi è il 21esima giornata, tutto torna. Allora, appena finiamo la trasmissione, la schiaccia volerà guardare la partita, perché oggi esordiamo con Chievo Fiorentina alle ore 18. Francesco, ma secondo te che risultato ci sarà in questa partita? Allora, la partita è molto difficile secondo me da prevedere, perché comunque il Chievo ha attraversato un buon momento, anche se adesso comunque è un po' più, diciamo, in piccola crisi, mentre invece la Fiorentina viene da questo successo con la Juventus, però non sta esprimendo un calcio che è molto spumeggiante, ecco, diciamo. Secondo me comunque la Fiorentina riuscirà a portare a casa un 2-1. Non è preparata neanche questa, quindi benissimo. Proseguiamo poi con Milan-Napoli alle ore 20:45. C'è un big match, che si fa? Si guarda? C'è un big match e tifo anche Milan, fra l'altro, quindi niente, Milan-Napoli la vedo male, perché il Napoli, anche se in difesa fa parecchi errori, comunque gioca un gran calcio, secondo me il migliore in Italia, e quindi secondo me il Milan comunque porterà a casa, forse un punto lo porta a casa, e dico 1-1. Dici un pareggio, sì. Vabbè, vediamo. Domani invece c'è Juventus-Lazio alle 12:30. Juventus, questo è un partitone. Purtroppo però la Juventus non ne perde mai due di fila, e quindi secondo me la vince. No, ma dobbiamo sfatare questo mito. Ora leggevo che ha fatto ben 16 gol, le hanno fatto 16 gol, è una cosa che non è mai successa da tanti anni, quindi 17esimo gol va benissimo lo stesso. Ma poi va detto che comunque la Lazio c'è un gran calcio quest'anno, e che la Juventus non ha mai giocato un gran calcio quest'anno, secondo me, e quindi questo potrebbe essere comunque a favore della Lazio. Potrebbe essere. Poi abbiamo Bologna-Torino, secondo me Torino 2-1. Il Torino sta facendo una grande stagione. Poi io adoro Sinisa, quindi secondo me, cioè, va alla grande. Mi è dispiaciuto tanto che sia andato via dalla Fiorentina, però vabbè, questo è il calcio. E anche dal Milan, mi dispiace a me che andavo via. Purtroppo. Poi Empoli-Udinese pareggio 2-2. Io Empoli, tifo Empoli. Poi Genoa-Crotone. Genoa
3-1. Sì, Crotone non ce la può fare. Non ce ne volete, mi raccomando. Poi Palermo-Inter. Palermo-Inter, purtroppo l'Inter vince 3-1 anche qua, secondo me. Purtroppo. Sì, Purtroppo, secondo me sì. Pescara-Sassuolo. Pescara-Sassuolo, allora va detto che il Sassuolo è una squadra molto interessante, anche con giovani molto interessanti, però non riesce a tenere risultati, viene sempre ribaltati i risultati e quindi alla fine la perde sempre, però secondo me un pareggio anche qui. Invece a me piace tantissimo il Sassuolo, secondo me ci devono credere di più, quindi mettiamo la vittoria al Sassuolo. Poi all'ora 18 abbiamo Atalanta-Sampdoria. Atalanta-Sampdoria che viene dal 4-0 con la Roma in Coppa Italia. Una botta, abbastanza, quindi insomma secondo me subirà una sconfitta, non pesante però subirà una sconfitta secondo me. E poi alle 20:45, dulcis in fundo, Roma-Cagliari. Vittoria della Roma che comunque dopo il 4-0. No, forza Cagliari. Secondo me con Nainggolan così poi insomma. No, perché io ho tutti i giocatori del Cagliari, sennò... Se non mi fate perdere il fantaggio, ragazzi. Cioè, vabbè, basta. Sarà da penultima a ultima. Mai una gioia. Senti, Fabio, parlaci un pochino invece degli aspetti personali di questo basket che tanto ci coinvolgono. Questo agonismo è tale e quale a quello del mondo calcistico? O ci sono altre sfumature? Beh, io guardando 1000 partite proprio a bordo campo, sotto canestro, sempre con la macchina fotografica in mano e non solo perché sto col telefono, faccio di tutto, scrivo sui social. Multitasking, definito multitasking. Questa sia la definizione perché devo aggiornare i social del blog, non i miei personali, ma quelli del blog, cerco di dare informazioni a chi mi aiuta poi sugli spalti perché ho un grande collaboratore, Francesco Vidotti, che mi aiuta sempre e quindi insomma cerco di mandargli anche le informazioni che lui dagli spalti non riesce a cogliere, sono quelli e sono i commenti che si sentono a fare tra i giocatori, gli arbitri che si parlano con i giocatori dopo i fattacci succedono in campo, però ecco, stare lì sotto a un metro dal campo ti fa cogliere tutta una serie di sfumature che non si possono cogliere dagli spalti se ne colgono altri perché si vede la partita in maniera migliore e non soprattutto attraverso un obiettivo fotografico, però lì si sente di tutto parlare e aiuta molto per comprendere anche i momenti delle partite, no? Le tensioni, queste cose qua. Poi cioè del trash talking, il famoso trash talking americano, non parlarne perché noi siamo per radio, quindi però anche quello è un classico che si fanno. Poi finiscono le partite, alcuni riescono proprio a stringersi la mano, non so come fanno, io non riuscirei mai a fare una cosa del genere. Prima ti infamo tutta una partita per 40 minuti urlandoti nelle orecchie e poi dopo si stringe la mano, tutto a posto. È una cosa che ammiro. Guarda, secondo me a volte potrebbe aiutare anche nel calcio fare una cosa del genere, cosa che probabilmente serve da sfogo in quei momenti di partita e poi dopo invece non c'è nulla di personale. Perché no? È come se tu fossi, come si parla nel gergo lavorativo, no? Una persona professionale, sei professionale anche nello sport. Sì, quando si tratta di colpire duro, colpisci duro, ma poi fuori sei tranquillo. È una tattica di molti di usare questa cosa per intimorire l'avversario, intimidirlo e quindi di ridurle le potenzialità. Questo è un aspetto. Sì. Poi insomma si possono raccontare dell'esperienza che grazie sempre al mio amico Niccolò ho potuto vivere qualche anno fa, e non mi ricordo se erano tre anni fa nel finale di scudetto in Serie A tra Siena, andai al Palaestra a Siena a seguire il finale di scudetto tra Siena e Roma, e anche lì ho potuto fare le foto a una finale di scudetto che non mi era mai successo e non mi è più risuccesso, ma insomma perché Siena poi è sparita, insomma è ritornata, però insomma essere a finale di scudetto lì a bordo campo e vedere le emozioni di giocatori campioni, a qualcuno proveniente addirittura dell'NBA, è una cosa eccezionale. Poi la partita, quella che vidi lì a bordo campo, fu quella famosa del canestro di Gerrits all'ultimo secondo, in cui poi è stata la botta finale per riportare la serie tra Siena e Milano, non Roma, tra Siena e Milano, per riportare la serie a Milano e vincere lo scudetto, e Milano ha rivinto dopo tanti anni dal dominio Siena, insomma, quindi è stata una cosa veramente emozionante, sì. Che bello, poi voi ascoltatori non lo vedete, però proprio negli occhi di Fabio la passione per questo sport mentre ce lo racconta, quindi è molto molto bello. E invece lato spettatori, li vedi, cioè sono uno da una parte, uno dall'altra? Allora io ho visto questa differenza per esempio col football, no? Dove davvero le persone stanno sugli spalti anche insieme, urlano, strillano, però poi amici, cioè nel senso non è che si parlano contro.
succedesse una cosa del genere. Al rugby, insomma, il football americano. Bravissimo. Succedesse una cosa del genere allo stadio, ma mai nella vita. E nel basket che succede? Beh, nel basket allora a livelli di dipende dall'andamento della partita, dipende. E diciamo che mi sento di dire che è un po' più tranquillo rispetto al calcio, questo è poco ma sicuro, è uno sport un po' più tranquillo. Non ci sono gli schieramenti di forze, di polizia, almeno a livello in Serie B, in cui gioca Firenze, non è che c'è la polizia allo stadio, carabinieri, che non, già non quello. Si vedono mai. Però chiaramente quando poi ci sono dei trascorsi tra le tifoserie o tra le società o motivi per cui in campionato è successo qualche cosa, qualche animo si scalda anche nella pallacanestro, e succede. In Serie A succede qualche casino ogni tanto sui grandi palazzetti, dei grandi palazzetti Serie A, niente di confrontabile al calcio. Non siamo a livello del rugby, il rugby sono tutti, volemo se bene, una cosa. Però io sono molto emozionale su questo, nello sport, quindi effettivamente a me l'agonismo spesso sfocia anche in cose un tipo, pochino più. Sì, succede anche la pallacanestro, sì, succede, questo sì. L'ho visto succedere diverse volte. Comunque, però niente di tragico, ecco, niente. No, ma poi si vede che è un affetto e una partecipazione completamente differente. Sì, poi la puoi sentire un po' più, di più, un po' di meno la partita, però c'è sempre tanto rispetto. Sì, quella cosa è... una cosa bellissima è stato il derby di quest'anno di Firenze, che appunto non succedeva, quindi era un bel mistero cosa sarebbe successo, e invece è andato tutto bene perché la goliardia tra le due tifoserie è stata tutta pulita e c'è stato qualche sfottò, niente di più, insomma, è stato molto bello. Verciano, i tifosi del Pino Dragons, e sono tutti provenienti dalle giovanili del Pino Dragons, sono tutti ragazzi, sono, che si chiama Gruppo Pampero, si chiama. E sono uno spettacolo. Di qua c'è la Brigata Cigliata della Fiorentina Basket, invece sono storici appassionati della pallacanestro, però non si sono becchiettati nel limite del divertimento, quindi è stato veramente bello. Molto goliardico, basta, meno male. Senti Fabio, ma la partita più bella che hai visto dal vivo? È stata quella che ti dicevo prima. La partita più bella che ho visto è stata quella lì, perché quel tiro ce l'ho negli occhi e ce l'ho anche nelle memory del computer, perché c'ho le foto. Ed è bello perché è veramente emozionante vedere vincere una partita all'ultimo secondo della pallacanestro. Questo è una cosa veramente particolare, che la pallacanestro è un'emozione unica, qualcosa lì. Si sta 40 minuti a lottare, a combattere ogni singolo secondo, ma è solo l'ultimo secondo che decide tutto. E c'è le foto fantastiche, perché si vede il tiro del giocatore, che è un tiro da tre, quindi c'ha quei due secondi che il pallone deve arrivare nel canestro, e c'ho tutti gli scatti a sequenza, e si vede gli spettatori belli dietro al canestro con le mani nei capelli, è come se sapessero già che il canestro entrerà e perderanno la partita, nel silenzio più totale, insomma, sono momenti particolari, se proprio. Quindi sei anche uno. Vabbè, finisci. È stata quella la partita, nonostante non sia di Firenze, però poi insomma sì, anche a Firenze ho visto delle belle partite. Da tifoso ho visto partite vinte con rivali storiche, andai a vincere una partita, mi ricordo a Osimo, a tempi era la squadra nemica di Firenze, perché c'erano degli scontri ripetuti in quegli anni, ai tempi dell'Everlast Basket nel 2007, e quindi insomma sì, quella, vincere in casa loro fu bello. Noi manipolo di tifosi, eravamo in 10 contro un palazzetto di marchigiani in Belviti, gli ultra. Sì, esatto. Ma quindi sei anche uno che si guarda tutte le partite di notte dell'NBA americano? Ecco, questo no, però io non sono un amante dell'NBA. L'NBA è attraente perché non, come non può essere, mi piace più dal punto di vista di spettacolo, di show, mi piace dal punto di vista comunicativo quello che può insegnare il modello americano, che è il top in questa cosa. Però mi piace più l'aspetto agonistico e sportivo, proprio sportivo, della pallacanestro europea. Quello là è più uno spettacolo. È un po' americanate, come si dice, esatto, no? Lì si iniziano a scannare veramente con il sangue solo dai playoff. Allora lì mi interessa vedere, perché ci sono dei giocatori straordinari, fisicamente devastanti, quindi sì. Bello. Noi andiamo avanti con la prossima canzone e poi, ragazzi, ma siamo quasi in chiusura, il tempo è volato, wow! E rieccoci qua in diretta col nostro buon Francesco, il nostro ospite di oggi Fabio Bernardini. Ma noi volevamo anche invitarvi, allora Francesco quasi quasi lo invito così in diretta, perché domani mattina non venite con noi, anche se Fabio, andiamo tutti quanti alla Mugello Run, ovvero la corsa, ma anche la camminata, non vi spaventate perché li ho visti subito con gli occhioni sgranati. No ragazzi, sono cattiva, ma non fino a questo punto. Chi vuole correre corre, chi vuole camminare cammina, ma vi posso assicurare che è una cosa fighissima, perché si fanno
5 chilometri all'interno proprio della pista dell'autodromo nel Mugello, che è uno spettacolo, cioè passare dall'arrabbiata, fare la salita, che uno dice cavoli, con le moto vai libero, cioè li vedi sfrecciare, sì, valla a fare a corsa, va, vai, vai, no, però è un'emozione unica, quindi domani alle 11 ci tenevo a ricordarvelo, anche perché so che tanti, tanti amici ci ascoltano anche dal Mugello, vi aspettiamo là, alle 11 precise spaccate inizierà la corsa, ma anche questa camminata, e poi nel contorno ci saranno tante iniziative, tra cui anche iniziative benefiche, e quindi insomma ben venga. Una cosa che però volevo condividere e parlare con Fabio è dei nostri amici delle Volpi Rosse. Raccontaci qualcosa di loro. Anche loro li ho conosciuti nel periodo in cui ero tifoso e volevamo fare qualche cosa di volta al sociale, e però li ho sempre rivolta alla pallacanestro, e scoprimo che c'era una squadra di Firenze, che un gruppo di persone che voleva far giocare i ragazzi del basket in carrozzina, o basket in carrozzina, quindi avevano una palestra con gli allenamenti, li andiamo a conoscere, e dopo qualche volta che ci siamo visti poi ci hanno detto perché non giocate anche noi, e con noi, e quindi praticamente provai l'esperienza di giocare sulle carrozzine, quindi mettermi al loro livello in quel caso. No, ma che era un livello verso l'alto, io lo intendevo così, perché dopo che mi sono seduto su quella carrozzina ho capito la difficoltà che vuol dire giocare a pallacanestro in carrozzina, perché si fa dal punto di vista fisico, vabbè, si è cioè dal punto di vista emozionale è stato fantastico, perché giocare con quei ragazzi è una spinta notevole, dal punto di vista fisico è una cosa impressionante per le braccia e le spalle, perché si corre con le braccia, si tira con le braccia, si passa con le braccia, si fa tutto con le braccia, e quindi insomma mi massacrarono perché non ero esperienza, avevo la pallacanestro, ma cioè sapevo come funzionava a livello di regole, ma furono dei grandissimi loro, e da allora mi è rimasto questa passione di seguirli, e per il blog Luigi Di Maso, che è uno dei collaboratori del blog, segue loro, e loro hanno una squadra anche loro in Serie B, no, Firenze tutte in Serie B, hanno una squadra in Serie B, è una squadra giovanile, mm-hmm. che invece l'anno scorso ha fatto la finale della Fanta, sono stati fantastici, sono stati fantastici. Esatto, hanno un punto di diamante che è Samuele Cini, è un giocatore già convocato al nazionale del 20 del basket in carrozzina, è bravissimo, e anche quest'anno la Serie B sta andando abbastanza bene, li seguiamo perché hanno questo progetto che sono sponsorizzati da Menarini, che li aiuta, e quindi sono veramente... Salutiamo il presidente! E salutiamo il presidente Ivano Nuti, davvero, sì, sempre attivo, lui è un personaggio veramente fantastico, parlarci di questa cosa è sempre illuminante. Sì, ma poi anche si vede la passione che ha per l'attività, per i ragazzi, quanto ci tiene, e vedere giocare proprio i ragazzi traspare la sua energia, che è la cosa più bella, perché questi ragazzi alla fine, cioè, giocano e si divertono, ma si vede, cioè si sente, ed è proprio bello. Io li racconto molto dal punto di vista giornalistico, però quando sono lì non puoi non notare tutto questo che dici te, insomma, l'emozione ci sono in questi ragazzi mentre giocano è veramente fantastica e istruttiva. Anche perché poi si allenano, non è che sono così, vanno, cioè si allenano come tutti, tranquillamente, hanno degli allenamenti. Infatti, presidente, ora lo so che ce l'avrà con me, perché molto spesso mi ha invitato, però non sono ancora riuscita ad andare, perdono, però già vederli giocare, li ho visti qualche volta sugli spalti, cioè tanta roba. Sì, sì, hanno gli schemi, si fanno i blocchi, è veramente uno sport a tutti gli effetti, cioè sono tutte le regole particolari, perché ci sono in base alle disabilità persone che possono stare in campo, ci giocano anche normodotati, cioè sulle carrozzine ci sono normodotati e persone con disabilità con vari gradi di disabilità, e quindi c'è da rispettare sempre un certo coefficiente di disabilità in campo in quel momento. Questo non lo sapevo. Non si può giocare con tutti i normodotati in campo, chiaramente, mm-hmm. no? Però ce ne può essere uno, e poi dipende dal, e a seconda della disabilità che si ha si ottiene dei punti non solo facendo canestro ma anche semplicemente colpendo il ferro, e quindi ecco, insomma, c'è tutta una serie di regole affascinanti che rendono comunque uno sport gradevole anche da vedere. Da vedere se la schiaccia non va a fare anche l'arbitro di basket o cosa del genere. Sta a vedere. Comunque noi facciamo un grande applauso ai ragazzi delle Volpi Rosse, perché davvero sono bravissimi, continuate così, anche perché la stagione sarà comunque sia impegnativa, però insomma avete fatto un ottimo lavoro l'anno scorso,
continuate così. Sì. Aspettiamo in Serie A o nuovamente Final Four o qualche cosa, se lo meritano veramente. Abbiamo il nostro Fabio che vi seguirà e che noi ringraziamo, perché caro Fabio è arrivata alla fine della trasmissione. Grazie a voi. Il tempo è volato. Saluto anche il nostro buon Francesco. È stato un immenso piacere. Grazie per essere stato con noi. Un abbraccio a tutti quanti e la vostra Schiaccia vi aspetta sabato prossimo, sempre alle 14, qui su White Radio. Ciao a tutti!